In questa stanza dormiamo io, mio marito e un bambino di 16 mesi. Siete gli uomini senza cuore! Io e mia sorella di 5 anni facciamo sempre i seri per tenere la casa bella per colpa vostra! Acca, già faccio buona, acca, non me ne vado finché non me ne danno una cosa! Siamo proprio in piazza Municipio, quello che vedete alle mie spalle è il comune di Ischia. Dopo aver trascorso l'intera giornata di ieri lunedì 18 maggio 2009 all'esterno del municipio aspettando invano che li ricevesse il sindaco di Ischia, Giuseppe Ferrandino, alcuni sfollati della tragedia del Montevezzi hanno dormito all'addiaccio su un letto matrimoniale sistemato proprio davanti all'ingresso di quella che dovrebbe essere la casa di tutto il popolo e che invece rappresenta la casa del potere di chi amministra il governo locale con arroganza e prepotenza contro gli interessi del paese e della cittadinanza. Stamattina ci siamo recati nuovamente in piazza Antica Reggia per sincerarsi delle condizioni dei cittadini che protestano tra l'indifferenza degli amministratori comunali che dovrebbero garantirne il rispetto dei diritti sociali e che invece al contrario li snobbano e li ignorano. Li abbiamo trovati intenti a rifocillarsi con un cornetto e un caffè. Sono stanchi, si sentono presi in giro e sembrano determinati ad andare avanti sino in fondo in questa che è una battaglia di civiltà sociale. Andare avanti sino in fondo, sino a quanto cioè non sarà garantita loro una casa dignitosa. Ci è venuto in che ci riceve, noi stiamo sempre qua. Ma voi avete chiesto un appuntamento al sindaco? L'ho chiesto, però non mi ha ricevuto. La settimana passata e non mi ha ricevuto, perché sto con cosa? No, non ci sei qua. State aspettando da una settimana l'appuntamento col sindaco? Sì. Una settimana che mi diceva, ha detto, mo tenete troppi impegni, certo che sta uscendo la porta, certo che ti chiamerò col telefono, e non mi ha chiamato. Lui sa che state da oltre 24 ore qui, ma non si è fatto vedere? No, se non è venuto a mangiare la pizza a Bergamo, a noi non ci ha pensato proprio. E noi lo stiamo aspettando, noi accanciamo in più. Per tutto un mese, fino a che non ci riceve come si deve, ci dai promesse e buono. I turisti solidarizzano con voi, vero? I turisti sono bravi, si fermano, guardano, leggono. Hanno detto anche che fanno schifo. E hanno detto che sono una massima epidemia di politica. Proprio, lo vanno a faccia che accruna. Stiamo ancora chi si ferma, ancora a me se ne viaggia. Quindi rimarrete ancora qui? Sì, sì. Parecchio tempo stiamo qua, vieni. Ora mai, io non devo neanche sprattare, sto sciolando la casa, ero poco. Finché che mi danno una casa, per me lì, a casa mi posso muovere. A Roma ne va. Sono 5 mesi che ci danno sussidi. E ne poi a così, e ne poi a Pupurtella, a Pupurtella, a Pupurtella, lì si stanno sempre in giri. A febbraio certo si è cominciato a fare cose, e ne abbiamo messo tutto sempre. Cittadini, alcuni dei quali vengono tenuti a vivere assieme ai loro piccolissimi bambini come neppure le bestie accetterebbero di vivere, nei container, vergognosi scatoloni di metallo nei quali manca il respiro e ci si muove a fatica tanto sono stretti. In una stanza da letto, se così si può definire, di 3 metri per 3, dormono una coppia di genitori con il loro bimbo di 16 mesi. Incredibile. In questa stanza dormiamo io, mio marito e un bambino di 16 mesi e come vedete qui c'è una piccola finestra che non si apre tutta e qua dentro entrano mosche e zanzare e non ci sta neanche il condizionatore per l'aria che si muore da caldo, mio figlio già al mese di maggio già sta mangiando dalle zanzare. Questo è il bagno, come potete vedere è minuscolo, non mi posso fare la doccia perché si alza il livello e qui su riesce l'acqua. Questa è la terza volta che vengono ad aggiustare e non concludono niente.
La nota positiva di tutta questa vicenda è rappresentata dal fatto che alla strafottenza politica degli amministratori comunali di Ischia si sta contrapponendo in queste ore la straordinaria solidarietà dei turisti che soggiornano sull'Isola Verde, migliaia dei quali si fermano a leggere i cartelloni di protesta e a scambiare qualche chiacchiera con gli sfollati, stigmatizzando questa assurda vergogna sociale. Molti dei turisti, sbalorditi dal fatto che a Ischia, a 3 anni dalla tragedia del Monte Vezzi, non siano stati ancora realizzati gli alloggi per le poche famiglie di sfollati, li abbiamo visti persino fotografare e riprendere l'inusuale scena di protesta con le proprie telecamere. Intanto quei cittadini letteralmente abbandonati dai rappresentanti delle istituzioni locali, regionali e governativi di centrodestra e di centrosinistra, che durante i terribili giorni della tragedia di 3 anni fa giunsero in pompa magna sull'isola a promettere case e interventi di messa in sicurezza della montagna franata e sotto la quale morirono il papà con le sue 3 bambine, sono ancora sotto il municipio di Ischia, ad attendere invano, come è avvenuto sino ad oggi in questi 3 anni, la definitiva soluzione del loro dramma sociale. Sono 5 mesi che dovevamo andare a battere i pugni alla provincia, alla regione, solo chiacchiere! Ha chiamato alla forza dell'ordine perché lei non ha coraggio di uscire! Vogliamo augurarci che l'amministrazione comunale di Ischia, guidata dal sindaco Giuseppe Ferrandino, voglia una volta e per sempre risolvere il dramma sociale a cui sono costretti gli sfollati di Monte Vezzi. Sfollati di Monte Vezzi che non chiedono altro di poter vivere dignitosamente la propria esistenza in una casa. Quella casa che la Carta Costituzionale garantisce come diritto per tutti gli italiani, ma che poi le istituzioni preposte negano sistematicamente.